Ciao, in questo video vedremo il tutorial per Ambessa, appena rilasciata il 7 novembre appunto, con... non ha la skin, ecco, cosa importante, non ha ancora la skin, chissà perché qualche cosa sta arrivando, sarebbero dei leak, roba di Arcane, ma non vi posso dire altro, quindi dovrete aspettare per la skin. Il campione mi piace tantissimo, è molto divertente e vi darò delle idee, insomma, e delle mie considerazioni al riguardo alla fine del gameplay, perché ve ne parlo dopo aver visto appunto tutto il gameplay, quindi le trovate lì. Nel frattempo noi andiamo a vedere la build, ma sappiate che sicuramente c'è da lavorare ancora sulla build e su determinate cose del campione, perché appena uscito è uscito contemporaneamente sull'OLPC, è nuovo per tutti quanti e quindi sicuramente qualche geniaccio troverà qualche soluzione perfetta o molto particolare che ancora non conosciamo e ve ne parlerò ovviamente. Nel frattempo andiamo a vedere la build e vi dico che ho faticato come un maiale a riuscire a giocare Medarda oggi, tra reagente che la ruba, partite che non trovate, poi ve ne parlo anche all'inizio del gameplay, veramente un casino incredibile. In questo caso l'ho giocata jungle, l'ho provata anche top, ve ne parlo appunto durante il gameplay, quindi non vi preoccupate, lì trovate tutte queste informazioncine. Qui invece vediamo la build che per ora sto provando. Sto provando con le scarpe penetrazione, ma sono molto indeciso se provare a cambiarle con quelle della cura. Questa è la cosa che ancora non ho deciso al 100%. Trinity primo item, mannaia oscura secondo item, danza della morte terzo item, perché mi piace molto con le interazioni per riprendere la vita e perché comunque è un oggetto che in generale sapete mi piace tanto. Successivamente andiamo sullo Sterak, perché comunque ci dà HP, ci dà altro AD, funziona molto bene, ed infine sull'angelo custode. Ovviamente come ogni fighter abbiamo sempre gli oggetti situazionali, quindi nel momento in cui vogliamo andare a provare ad esempio a prendere, cioè chi sta provando con l'Eclipse primo item, molto carina, anche se devo ancora provarle le build un po' più squishy o letality, o ad esempio c'è chi sta provando magari il cielo infranto, che potrebbe essere un'alternativa interessante. Mi è capitato di vedere qualcuno addirittura con la brama sangue e il memento mori, quindi al momento le build sono un po' particolari. Io protendo per questa build un po' più fighter che mi piace e che mi ci trovo bene, ma sono super curioso di scoprire nel frattempo se ce ne saranno di nuove. Per le rune sono andato in questo caso con Trionfo, Uccisore di Giganti e Leggenda Tenacia, ma Uccisore di Giganti può essere molto... cioè molto facilmente cambiato se non ci sono tank nella squadra avversaria o comunque ce ne sono pochi, con ultima sfida, cioè che facciamo tanti danni quando la nostra salute è più bassa, visto che fightiamo molto e che può succedere che la nostra salute sia bassa, ecco, ci aiuta molto a fare dei danni in quei frangenti. Potete scegliere tra avere la tenacia qui e cambiare la runa verde, oppure ovviamente se lasciate la runa verde con la tenacia potete andare a mettere leggenda stirpe, che vi aiuta a curarvi di più, e anche così è molto comoda. Per quanto riguarda gli incantesimi, andiamo con lo smite e col flash in jungle, e se siete in top o in mid ovviamente ci buttate l'ignite. E no, non so ancora se funziona bene mid come campione, tocca capire se funziona bene mid, se funziona bene mid letality, mid fighter, cose del genere, o magari appunto non funziona e basta. Ma detto questo io vi lascio al gameplay. Ciao margheritine, in questo video andremo direttamente in un talk proprio, cioè diretto sul game, quindi una via di mezzo registrato offline ma come commentary, perché sto avendo una quantità di problemi enormi a giocare stamattina a Medarda, nel senso che hanno letteralmente, cioè ho fatto una roba come 40 minuti di coda per giocare una PvP in 5 e non siamo riusciti a trovarla, abbiamo dovuto disbandare varie volte e iniziare a cercare di giocare in 2 o in 3 pur di riuscire a giocare. Questo crea ovviamente il problema di non avere tutti i giocatori con me, e questo vuol dire che qualcuno tenta di prendere Ambessa, qualcuno trolla se io prendo Ambessa e loro no, e cose del genere, quindi la situazione è diventata un po' complicata da gestire, ma io volevo farvi uscire il video come sempre entro un orario umano, quindi per ora sono loggato appunto in questo game e lo sto registrando mentre lo faccio, perché almeno forse riesco ad arrivare in tempo a luna a farvi uscire il video, perché altrimenti se devo giocare il game e poi fare commentari dopo non ci sarei rientrato con i tempi. Sicuramente avrete un video di Ambessa anche in futuro giocato dove l'avrò imparata meglio, dove avrò giocato più partite come sempre, come faccio per tanti altri campioni, perché è molto interessante come campione, anzi sto anche un po' faticando ad utilizzarla, io non sono propriamente un main con i fighter o con i campioni di questo tipo, e quindi sono sicuro che c'è tanto da migliorare e tanto da scoprire su questo campione. Allora, vediamo intanto, c'è un fight in early game, scopriamo com'è contro... sembra molto buono così. Ed è flashata out lei, quindi va benissimo così per me, ottimo. E quindi dicevo, c'è tanto da scoprire, c'è sicuramente un campione molto divertente e molto forte. La sto giocando in jungle, in realtà ho fatto anche qualche game top...
Ma tra il fatto che io non sono appunto un gran top player e il fatto che non mi ci sono trovato particolarmente bene, e li ho vinti a qualche game top, non è che non li ho vinti, anche partendo bene, tipo 3-1 o cose del genere, lo sento comunque molto più forte come campione in jungle rispetto alla top. E ripeto, c'è sicuramente lo zampino del fatto che io non sia particolarmente forte come top player. Però... Mo' la sto giocando in jungle, avrò tempo sicuramente per vederla più spesso in ranked, in mid, in top, in jungle, per capire come rende, dove rende e quali sono chiaramente le build migliori o cose del genere. Nel frattempo, qui in jungle, il problema principale che noto ovviamente è l'energia, perché non andiamo a recuperarla con la nostra passiva in quanto non attacchiamo i campioni. Vedete, non mi viene neanche la passiva per poter recuperare l'energia. Però, non, cioè, si soffre un po' quando spammi in jungle, però il clear mi sembra comunque abbastanza decente nonostante tutto. Ora vado sullo scuttle qui, perché comunque è importante che prendo la visione. Vado a cercare di andare mid adesso, che forse divano Veigar, vediamo. Ok, Annie dovrebbe essere andata qua. Niente, ho provato a fare questa roba qui per vedere se riuscivo a curarmi abbastanza e salvarmi, ma come avete visto non è stato abbastanza il danno e non mi sono curato. Lei ha già le scarpette cioè dell'antidanno fisico e quindi non è stata una buona idea. Chiaramente in questo caso io ho limit testato, cioè potevo flashare out e iniziare a usare tutti i miei dash per scappare. Ma non volevo farlo perché voglio comunque capire quanto è forte il campione in determinate situazioni. In questo caso abbiamo capito che contro un tank fighter con le scarpette, e ovviamente dopo aver utilizzato la nostra risorsa di vita contro altri giocatori, non è stata la miglior cosa, ecco. Oddio, Rakan, è andato. Perfetto. È andata così grazie a Rakan. Rakan ha fatto un buonissimo engage. E loro sono rimasti pensando di poter uccidere Rakan. E quindi, se non altro, è andata bene. Sì, questo è un ex portale, lo so, grazie. Ti ringrazio molto. Ora vado a fare il rosso. Tengo d'occhio Shyvana che sta andando verso la mid. E teniamo in considerazione il fatto che stanno spawnando gli obiettivi in 15 secondi. Quindi sarà importante andare a scegliere un obiettivo che sia l'Herald o che sia il Drake. Tendenzialmente vedo come stanno andando le corsie per decidere. La mia bot alla fine sta messa bene, normale, e la mia top sta in pareggio, cioè sta lì a non fare niente di particolare. Guardate che se riesco ganko qui. Ho sbagliato la ulti, di poco. Facciamo il Drake magari. Facciamo il Drake che tanto Shyvana per qualche motivo è dall'altra parte e secondo me appunto sarebbe dovuta venire al Drake visto che è Shyvana con la sua passiva, ma va bene così per noi. Ce lo accolliamo. Non sto usando lo smite perché secondo me posso andare a prendere il portale qua dietro. Sto aspettando l'energia per attraversare, anche se ora ne avrò pochissima per il fight all'Herald. Però magari riesco a smitare l'obiettivo e prendermelo, vediamo. Oh, non l'ho ancora startato questo. Ok. Oh, Annie è succosa qui, eh. Vabbè. Annie è molto succosa, ma mi sa che ha beccato. Sa che ha beccato, sì. Eccola lì. Diciamo che ho mirato ad Annie lì dietro, ma... Ok, così ho preso gli obiettivi. Avete visto che quando sono andato a fare l'uccisione mi ha ricaricato i cooldown e questa roba è fortissima. E per quanto riguarda la passiva, come vi ho detto anche nel video dove vi ho spiegato Ambessa, è molto importante andare ad utilizzare la passiva il più spesso possibile per andare a recuperare l'energia. Adesso vado a beccare, a vedere se riesco a gankare altrove grazie alla Suprema che mi torna abbastanza velocemente. Chiudo la Trinity. Ho in teoria le pallette da piazzare. La bot sta andando piuttosto bene, vedete, vanno anche a prendere la torretta adesso, quindi sono contento. E cercherò di mettere le pallette in mid. Idealmente credo di poter iniziare ad invadere anche adesso. Vedo Shyvana lì sotto che è un po' pericolosa. Vado a mettere le pallette sulle placche. E
Vedo com'è la situazione. Shyvana la ulti però qua. È un po' pericolosa. Ok. Allora, questo è un problema. Questo è un grosso problema perché si è curata tantissimo uccidendo Rakan. E poi sono arrivati loro. Avrei voluto ultare mentre provava a scappare lei, invece ho esagerato, spingendomi troppo in fondo, considerando che Rakan avrebbe dovuto recollare e che sapevamo che sarebbero tornati. Però volevo testare i danni. I danni erano piuttosto buoni, nonostante appunto... qui vabbè, Rakan ha insultato MF che non ha seguito, però MF era piuttosto bassa, ci stava che non abbia seguito. Con la build vado con quella standard che vi ho spiegato nella parte della build in precedenza. Ora, occhio sul prossimo obiettivo, è tra 2 minuti, nel frattempo si va di jungle clear, eventualmente posso gankare bot adesso. Se non ingaggiano troppo presto, posso gankare bot. Provo ad andare qui. La torretta è molto bassa. Sarebbe... Questo è stato molto comodo. Perché quello che ho fatto spostandomi dietro è stato avere il vantaggio. È stato avere il vantaggio di poter essere di essere dietro al teamfight e poter andare anche su Jinx. Cosa molto importante, la ulti va su quello più lontano. Questa è una gran rottura di palle, non va su quello più basso. Perché in alcune situazioni dove ci sta quello basso che rimane in mezzo alla squadra, voi faticate a raggiungerlo e finite dalla parte opposta nel teamfight. E nel frattempo vi possono menare. Sì, abbiamo una build da fighter, ma i danni che ci fanno comunque sono importanti. Quindi tenetela sempre a mente questa cosa. Ora andrò a prendere il blu. Quanto mi sta laggando? Ok. Vado a prendere il blu, che mi serve comunque, mi fa comodo per l'energy regen. Eccoci qui. E anche lo scatol per la visione è importante. Tra l'altro con la patch 5.3 avrebbero dovuto aggiungere gli scatol potenziati con tutte cose, ma non si vedono. Sto andando verso... Come inarrestabile? Che è successo qui? Oddio. Questo ci muore. Perfetto. Andare a vedere se c'è il blu. C'è il blu. Rakan sta giocando bene. Se lo penso di cercare di seguire lui. Andiamo verso Jinx qui. Che sta pushando senza vision, quindi proprio si gode. Purtroppo è scappato dall'altra parte. Possiamo fare il Drake. Minchia, c'ho 3000 gold. Qui avrei dovuto assolutamente beccare. Però non li vedo proprio sul pezzo. E Shyvana è top, quindi a questo punto va bene andare lo stesso sul Drake. Ecco, sono in dubbio se ha senso spammare o no le abilità sul Drake. Perché chiaramente spammo le abilità, faccio il Drake più velocemente. Ma se poi arrivano loro io non ho l'energia, è un problema. Ok, qua dovrei fare abbastanza un casino. Oppure no. Ok. Quasi passa. Vabbè, devo andare qui. Tanto bene, vengono sul fungo se seguono. Vado a comprare. Tanti gold, non ha senso per me continuare a rimanere qui. Non abbiamo vision su tutta questa parte della jungle. Quindi quello che andrò a fare per ora è continuare a comprare. Sul potenziamento delle scarpe continuo a essere molto indeciso, perché la Quicksilver è molto comoda. Però ci sono delle volte in cui sento che lo scudo sarebbe fighissimo da avere. E vabbè, la protocintura se proprio vuoi il dash addizionale, se... così, oppure la zonia, che effettivamente aiuta. Dopo che hai fatto un all-in magari le cose non sono andate alla perfezione, anche perché non sei fidato o fidata tutti i game tutto il tempo. Il campione sicuramente è forte e molto divertente, ma non credo che sia sbroccato, proprio perché comunque ci sono delle gestioni dei CD, dell'energia che devi mettere in atto. Chiaro che magari dopo che ci avrei fatto un tot di game diventerà, insomma... Vabbè, ho sbagliato qua. Double kill! Vabbè, questi sono stati piuttosto facili da fare. Il Baron che sta spawnando qui è perfetto. Oddio, funziona? Oddio, funziona, incredibile. Lo scatto funziona. Mi sento male. Finalmente.
Ma voglio provare a vedere se l'altro scatto funziona a questo punto. Se l'altro scatto funziona, godo. Quelli che stanno splittando così non esiste. Guarda quanto mi sta laggando oggi, incredibile comunque. Pure la patch era una roba piccola. Ok. Questo ha flashato sul sulla cosa di Veigar, poverino. Beh, qui si ricomincia a clearare. So che è succoso andare per le uccisioni, ma non serve. O meglio, lo potete fare chiaramente in situazioni come questa dove si sta avendo un vantaggio. Però è sempre importante non rimanere indietro a livello di farm. Adesso cerco di andare qui, va. Non devo neanche usare la suprema perché prendo tutti i reset. Ha veramente presa quello col fungo. Ma che cazzo. Ci dovrebbe essere Shyvana da queste parti. Cioè, quantomeno ha usato la visione qui. Vabbè. Niente, mi dà problemi la levetta sinistra. E qua ci va. Andiamo, facciamo... Oh, cacchio. Un po' di limit test su com'è il campione. Solo che c'è lo stand di Annie. Vediamo se c'è. Oddio, Rakan è pazzo. Beh, loro hanno ucciso Shyvana. Vabbè, me la prende Veigar. Oh, la prendo io. No, l'ha presa Veigar. Va bene lo stesso. E qui chiaramente andiamo per la torretta. Anche se abbiamo pochi minion dovremmo riuscire a farla. Poi l'ideale sarebbe beccare. Usciare sul Nexus adesso non ha senso. A meno che i nemici non facciano qualche turbo cagata. Ma tecnicamente non ha senso. L'ideale sarebbe andare a fare Drake. Io le call le faccio, ecco, questa cosa è importante. Giocate jungle, voi le call le fate, le cose giuste le fate quando potete. Bene, se no, se non vengono, non è che potete fare i miracoli. Dovete cercare di farle il più spesso possibile, in modo che quando vi seguono, quando vengono alle call, va bene così. Ora vado sullo scatolo e voglio vedere se effettivamente funziona, perché ora mi sembrava evoluto lo scatolo. Vediamo. Sì, finalmente funziona. Lo scatolino che va in patrol. Ecco, ora tipo so che potrebbero arrivare qui al Drake. Quindi, se uso troppe abilità e questi arrivano, è un casino. Grazie Veigar che arrivi a salvarmi. Ottimo. Vorrei vedere se c'è il loro blu. Secondo me, esatto, ci sta. Shyvana non l'ho vista proprio sul pezzissimo. Mamma mia, l'ho preso io per fortuna. Ok. Ok, let's go. Abbiamo... Ora inizio a piottare io. Ah, niente. Non ci sono arrivato anche se... Vabbè, questa qua dietro proprio. No, ora mi lancia. Oddio. Mi ha lanciato e l'ho arrivato su Jinx qui, che però muore prima. Perfetto. Sarebbe da fare Baron in realtà. Però magari riesco a prendere. Sì, facciamo il Baron. Ho sbagliato la combo. Non mi piace fare 50 e 50 sugli obiettivi, perché non sono particolarmente bravo nel vincerli. Cioè, sono più bravo a rubarlo quando sto fuori che prenderlo mentre siamo dentro. Ma sembrerebbe che... Ho sbagliato Smite. Sembrerebbe che non vengono a contestare. Voglio provare a approfittarne con... la gloria, che sono, ero molto curioso di provarla su Ambessa, perché comunque ce la puoi utilizzare per chasare, specialmente ti vuol dire usare meno cariche di dash. Ok, questo è un buon fight test, cioè se perdo il game non me ne frega niente, però ok. Ok, vedete come facendo l'uccisione ho ripreso
le cose. Come on. Ma lei mi sa che corre troppo di più di me. Bene. Non la prenderemo mai. Non la prendremo mai. La ulti ha un CD piuttosto basso, interessante. 31 secondi di cooldown. E se la sbagliate vi ridà la metà del cooldown. Quindi comunque molto bene. Qua stiamo esagerando un po' sul Nexus. Anche se, ok, non è vero. Si vola, si vola, si vola. Cazzo. Se non mi lanciava nel Nexus, secondo me con lo spam di W e della passiva probabilmente sarei potuto sopravvivere. Poi appena morto l'ultimo nemico morivo, però è stato molto interessante come teamfight qui. Vediamo se vanno a chiudere il game adesso, il che è molto probabile. Sì, sono andati a chiudere. Campione, allora questa sicuramente è una partita che è andata molto bene, ma ci sono state anche delle partite dove ho fatto roba molto più mediocre, dove tipo 9-5 o cose molto tranquille. Però sembra sicuramente un campione veramente divertente e molto skillato, perché cioè per ora non mi sembra un campione che se spammi a cavolo vinci. Sì, magari ci sarà qualche game o per ora dove la gente non ci sa giocare contro, allora sì, spammi un po' a cacchio, però mi sembra che a lungo termine sarà un campione abbastanza skillato. I dash sicuramente sono molto forti, però dobbiamo un attimo, ecco, uno di quei campioni secondo me che dobbiamo aspettare e vedere come va. Qui ho fatto 18-3-6, quindi game andato particolarmente bene, con 40k damage. Vi voglio portare un game poi dove la gioco in ranked, la proverò questi giorni a venire, quindi ci vorrà un po' di tempo prima che arriva. Mi dispiace quando porto magari un campione in più video di fila, ma secondo me è importante dare questi insight, specialmente nelle prime settimane d'uscita. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.